Marito e moglie con il pallino degli affari, artefici di una impressionante scalata imprenditoriale a colpi di tasse non pagate. Nel loro carnet anche lo storico marchio Corsi, negozio di calzature fra i più noti a Prato. Accusati di evasione fiscale, autoriciclaggio, ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi, Wu Yuneng, detto Paolo, e Zhou Lian, detta Giulia, rispettivamente 42 e 37 anni e residenti a Comeana, sono stati condannati dal Tribunale di Firenze. 3 anni e 4 mesi per l'imprenditore ritenuto colpevole dei reati di autoriciclaggio, evasione e ricettazione, 2 anni per la moglie ritenuta colpevole solo di autoriciclaggio. Difesi dagli avvocati Alberto Rocca e Antonino Denaro, i coniugi dovranno pagare anche pesanti multe, 8.000 euro lui, 6.000 lei. L'accusa aveva chiesto la condanna a 4 anni e 6 mesi sia per l'uomo che per la donna. I due finirono agli arresti domiciliari a dicembre del 2017 nell'ambito di un'inchiesta della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura di Firenze, che chiese e ottenne dal Tribunale il sequestro di beni mobili e immobili per un valore di oltre 4 milioni, l'ammontare esatto dell'evasione che veniva contestata e che, la tesi dell'accusa, era stata realizzata attraverso una sistematica attività che ruotava attorno ad aziende fantasma intestate a prestanome. Ricchezza accumulata in 2 settori in particolare, ristorazione e pelletteria, con quest'ultimo che aveva nelle quote societarie e del negozio Corsi il suo fiore all'occhiello. Cifre enormi quelle dell'evasione fiscale, di conseguenza delle somme investite nella scalata imprenditoriale cominciata nel 2009. Il Tribunale di Firenze bloccò, oltre al negozio Corsi, il ristorante Forever a Sesto Fiorentino, conti correnti, depositi bancari, automobili di lusso. Tra i capi di imputazione anche quello di introduzione nello Stato e commercio di prodotti falsi. La condanna è arrivata solo per l'uomo relativamente alla ditta Under Rain, dove furono trovati accessori, borse, cinture e sciarpe con i marchi Gucci e Ferragamo. Altre borse, questa volta con il logo di Prada, furono trovate nell'abitazione della coppia. Ingenti le provviste di denaro accumulate negli anni da marito e moglie, i soldi delle attività illecite finivano in parte anche in Cina.